Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e benvenuti qui oggi per parlare di Pure Farming 2018. Pure Farming 2018 è un simulatore agricolo, un po' come i Farming Simulator, distribuito da Techland e prodotto da Ice Flames, uscito appunto pochi mesi fa. Premetto che purtroppo non ho mai giocato alla saga dei Farming Simulator se non sul cellulare e quindi la mia recensione deve essere un attimo ridimensionata sul fatto che io comunque come esperienza di simulatori agricoli ho Farmer Dynasty, Real Farm e Pure Farming 2018, oltre a Farming Simulator per cellulare. E non ho il grande caposaldo del genere che è appunto la saga dei Farming Simulator su computer. Detto questo, allora, Pure Farming Simulator è uscito fuori con grande strepito, nel senso che sia alle convention che alle E3 che nella stampa del settore era stato presentato come molto innovativo, come un nuovo esempio di simulatore agricolo da poter contrapporre a Farming Simulator. Appunto, poter sviluppare in piani differenti quello che stava già creando Farming Simulator. E in particolare era annunciato come importante per la vastità della mappa, avendo delle zone in aree differenti. Quindi, appunto, oltre alla zona principale che è negli Stati Uniti in Montana, abbiamo anche una zona ambientata in Italia, una zona in Colombia, una zona in Giappone e una zona aggiuntiva per ora come DLC che è la Germania. Ognuna caratterizzata da alcuni tipi di coltivazioni proprie di quel paese, quindi ad esempio l'Italia è caratteristica per la coltivazione della vite e per la coltivazione degli uliveti. E oltre a questo, invece, il Montana, per esempio, ha le patate, mentre invece il Giappone il riso e le ciliegie. Ora, questa poteva essere una buona innovazione se aggiunta con qualcos'altro. Inoltre, la campagna mediatica è stata molto massiccia, ancora adesso io continuo a trovare pubblicità di Pure Farming 2018 un po' ovunque, sia su carta che su internet che in video di YouTube. Però devo dire subito che già dai primi minuti di gioco non mi ha convinto del tutto. Allora, è uscito un po' penalizzato sotto molti aspetti. I primi punti negativi sono stati che era pesante dal punto di vista grafico, di risorse richieste al computer. Io nel mio caso ho notato parecchi lag spike, girando il mouse scatta la visuale improvvisamente da un punto all'altro, quindi è molto fastidioso, soprattutto quando si è a piedi. Inoltre, per essere un simulatore è uscito al day one senza la compatibilità con nessun volante. E ad ora, dopo una patch successiva, è compatibile soltanto con due tipologie di volanti, il Logitech 920 e il Thrustmaster T300, gli unici due volanti che sono compatibili, quindi tutto il resto ad ora non è compatibile. Oltre a ciò è uscito senza la possibilità di personalizzare i pulsanti della tastiera. Diciamo che anche graficamente non è che fosse così appagante per essere un titolo del 2018, seppur comunque non un AAA, ecco. Il gioco come è strutturato? Il gioco è strutturato con tre tipologie differenti di partita. La prima è una cosiddetta campagna o modalità storia, che è un pochettino un tutorial molto espanso, che ci porta pian piano a scoprire tutte le varie attività possibili, dalla coltivazione dei cereali alla coltivazione di patate, alle serre, i frutteti e i vari animali che sono principalmente galline, conigli, maiali e mucche, da quello che ho incontrato adesso. La seconda modalità invece è la modalità a sfida, in cui sono presenti una ventina di sfide, circa 5 per area geografica. La terza modalità è la modalità libera, in cui si può scegliere la zona di partenza, si può scegliere il budget di partenza e si ha tutta la libertà di poter sviluppare la propria fattoria secondo le proprie volontà e secondo i propri interessi. Detto questo, allora io ho giocato per circa 60 ore, come dicevo prima, alla modalità campagna.
Perché essendo quella più tutorialistica, ho deciso di concentrarmi su quella che mostra, perché mostra praticamente ogni aspetto del gioco. Non ho finito la modalità campagna. Adesso il gioco è uscito ormai da un po' di settimane, quindi mi sentivo di far uscire questa recensione. Ho guardato e visto e provato quasi tutte le parti del gioco, ho fatto anche quasi tutte le queste secondarie. Sono arrivato quasi alla fine da quello che ho visto della modalità campagna, mi manca solo la parte del Giappone. Non ho provato le altre modalità. Questo perché appunto 60 ore sono già parecchie per provare la modalità campagna e ancora mi manca parecchio tempo, anche perché ci sono delle attività che mi richiedono adesso di aspettare del tempo perché gli animali crescano, producano del latte e via dicendo. Quindi diventa davvero molto lungo da passare a qualcos'altro. Uno dei bug principali che ho osservato, che l'altra sera mi ha fatto perdere un po' la pazienza, è il fatto che certe volte non possano essere attivate delle azioni, mentre invece dovrebbero funzionare. Per esempio, stavo arando un campo di patate e normalmente quando si arriva sopra un campo con un determinato macchinario, c'è la possibilità, premendo J, il tasto J, di assumere un lavoratore che faccia quel lavoro al posto tuo, quindi ti butta fuori dal trattore o dal mezzo in questione e materializza un lavoratore al tuo posto che si occupa di lavorare quell'area là, a pagamento ovviamente. Però spesso quando si arriva sul campo il pulsante J non funziona. Uno non è tra i pulsanti suggeriti, tra le azioni suggerite, perché sotto, no, di lato o sotto, indica i pulsanti con le variazioni che puoi fare per ricordarti che tipologie di azioni puoi effettuare su quel determinato punto, con quel determinato oggetto, e non appare il pulsante J, ma anche premendo J non succede niente. L'unico modo per risolvere è quello di uscire dal gioco e rientrare nel gioco. Ma questo non succede solo con i lavoratori, mi è capitato in live per chi ha visto con la seminatrice di patate, perché la semenza di patate non veniva caricata. Andavo vicino al mucchio di semenza di patate e premendo R doveva caricarla dentro il seminatore, ma assolutamente non succedeva. Uscendo e rientrando nel gioco, risolto. Altre cose, ci sono dei mezzi che escono un pochettino con dei problemi. Ad esempio, il secondo trattore che ho ottenuto nel gioco ha i fari che non funzionano. Cioè, normalmente con F2 si attivano i fari e invece no. E quindi tutto questo fa davvero un po' perdere la pazienza, perché il gioco di base è ben fatto, è bello, nel senso che comunque, vabbè, è all'interno dell'ambito di simulazione agricola, quindi deve piacere al genere, perché è un po' a stampo lavorativo, è un po' impegnativo. Però è ben fatto come possibilità, però ci sono molte cose che vanno a castrare l'esperienza, per cui fa un po' passare la voglia, ecco. In più, altra cosa che davvero mi ha fatto passare la voglia è come è strutturato il tutorial. Il tutorial funziona non come normalmente in molti giochi, ti appare un messaggio in overlay sul gioco che ti dice: ehi, andiamo a seminare il campo, avvicina il tuo trattore alla seminatrice e spostati in direzione del campo. Poi dopo scompare, ti appare il messaggio successivo. No, invece appare in alto a destra una notifica che ti dice: ehi, hai una nuova email sul tuo tablet. E allora a quel punto cosa fai? Devi andare ad aprire il tablet con il tasto V. Devi prendere il mouse, cliccare sulla sezione mail del tablet, poi devi cliccare sull'ultima mail ricevuta e a quel punto leggi lo stesso messaggino che potevano metterti in overlay. Cioè, prendi il tuo trattore, vai sulla seminatrice, avvicinati al campo, boh. So che è stato molto più lungo. E più anche per uscire, con ESC non esci direttamente dal tablet. Con ESC deselezioni la mail. Con ESC esci nella parte home del tablet. Con ESC ancora esci dal tablet. Che poi, secondo me, l'idea del tablet è anche molto carina. Perché hanno tutte le varie sezioni in cui si può o vendere o comprare. Comprare però a un prezzo superiore. Avere delle analisi complete sui vari campi, sulle varie coltivazioni in serra, con tutti dei dati particolareggiati, delle notifiche che ti avvisano se per caso è finita l'acqua in una serra oppure in un frutteto, se ci sono delle serre che hanno la produzione pronta da raccogliere.
E quindi è molto comodo, per quello c'è anche la mappa integrata ed era una cosa interessante. La modalità drone che permette di avere delle analisi dei dati ancora più particolareggiata, ma per sfruttare per forza il tablet hanno usato questo funzionamento email che è davvero molto pesante. Poteva aver senso per quanto riguarda le ricompense delle quest secondarie, perché tu vai là con l'NPC, poi quando finisci la quest ti arriva una mail che dice ti abbiamo accreditato tot soldi perché hai finito la quest, e quello mi fa anche bene. Però il tutorial che si è gestito in questo modo così complicato fa davvero un po' passare la pazienza. Le mappe, ultima cosa che vorrei dire, mi hanno un po' deluso, nel senso che quella che mi ha deluso in particolar modo è l'Italia. L'Italia è davvero lo stereotipo vivente dell'Italia. La mappa dell'Italia consiste in un'isola, con al centro un vulcano, con tutta architettura tardo medievale e rinascimentale, qualsiasi, anche il supermercato è fatto con mattoni antichi ed è praticamente solo limitata alla coltivazione di oliveti e vigneti. Ultima cosa che vorrei aggiungere, su cui però non sono ben informato, è che a me piacerebbe davvero molto in un simulatore agricolo avere la possibilità di gestire lo spazio a piacere. Cosa vuol dire? Vuol dire che come in Farming Simulator, questo so che è uguale in Farming Simulator, ci troviamo tutti gli appezzamenti già pronti, per cui possiamo acquistarli e poi iniziare a coltivare là. Che sono però diversi dagli frutteti, che sono diversi dalle zone dove ci sono le serre, che sono diverse dalle zone dove si mettono gli animali. Dove si mettono gli animali possiamo costruire la stalla, è già presente lo spazio predisposto, devi solo cliccare compra e ti si costruisce davanti agli occhi. Mentre secondo me sarebbe molto più interessante avere lo spazio libero e poterlo gestire a piacere. Con uno strumento di costruzione tipo quello di The Sims, per intenderci, no? Per cui traccio, che ne so, con dei paletti il confine, il perimetro e quell'area decido poi dopo che ci seminerò, piuttosto che ci trapianterò degli alberi che però devono crescere per diventare un frutteto. È brutto secondo me l'avere già il frutteto pronto, boh, devi solo mettere il diserbante e poi andare a prendere la frutta quando è pronta. Cioè, è bello anche il fatto di dover mettere gli alberelli che poi pian piano crescono e poi dopo ti danno frutto, e danno frutto in modo regolare. E poi è anche bello il fatto di poter magari scegliere di utilizzare quel posto invece al posto che per gli alberi, per il grano. O poi magari metti il grano e poi dopo cambi idea e metti degli altri alberi. Oppure decidi di costruirci sopra una serra. So che è un pochettino più complesso dal punto di vista del gameplay, però darebbe davvero molto di più alle possibilità di un giocatore. Penso per esempio a Stardew Valley, è vero che Stardew Valley è un genere completamente diverso, non è un simulatore agricolo, però in Stardew Valley hai tutto lo spiazzo libero, puoi fare quello che cavolo ti pare, puoi riempirlo tutto di maiali, puoi riempirlo tutto di alberi, puoi riempirlo tutto di fragole. Ok? Renderebbe più complicato anche il sistema dei lavoratori, però non che lavorino poi così bene, i lavoratori, perché comunque c'è da passare una seconda volta. Non so se in Farming Simulator è anche così, non so se in Pure Farming l'hanno fatto apposta così, ma il lavoratore, dopo che ha finito di arare un campo, devi ripassarci tu perché lasciano un sacco di buchi. Io credo che sia un problema loro, di come abbiano creato il lavoratore e il macchinario, di come si interfaccino i due. Detto questo, allora io concluderei questa recensione, che è venuta un po' lunga, è venuta un po' dialogica, però mi faceva piacere parlarne con voi. Volevo sperimentare un metodo di recensione un pochettino diverso, un pochettino più personale, ecco, anche con il mio faccione. Il gioco potete trovarlo su Steam al prezzo di 30 euro per la versione base, di 40 euro per la versione deluxe, che include anche la Germania e dei mezzi, delle altre cose secondarie. Ora come ora non vale davvero la spesa. Non vale la spesa neanche scontato al 50%. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questa recensione. Ringrazio Tom di Little Big PR per avermi concesso la chiave per conto di Ice Flames e per avermi seguito in tutto questo percorso. E a voi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Ciao a tutti!